Cassa Marittima all'ospedale Maresca? Impossibile. Queste sono state le parole del direttore generale dell'ASL 3 al comitato Pro Maresca e al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Delia. Un'intervista che sicuramente seguiranno polemiche dopo le assicurazioni del vice sindaco Capone, date ieri alle organizzazioni sindacali della FastConfSale Orsa Marittimi. Al momento sembra ancora lontano la soluzione per riportare un presidio medico per i marittimi a Torre del Greco. Ecco le parole del direttore generale d'amore dell'ASL 3. Il tutto è falso, il falso è tutto. La cassa marittima sicuramente non può andare in ospedale, anche perché al di là della necessità di trovare spazi per la cassa marittima, che ancora è una struttura autonoma e che per legge entrerà nelle competenze della nostra azienda. La legge è già operativa, manca il regolamento di attuazione, sono anche alcuni anni che manca. Però finché il regolamento di attuazione non ci sarà, la cassa marittima continuerà a svolgere autonomamente le sue funzioni. Ha un'esigenza di essere allocata, ma perché è una struttura territoriale sicuramente non potrà mai trovare spazio dentro l'ospedale. A maggior ragione, non perché non sia una cosa utile, ma perché svolgendo un'azione di territorio non ha nessun motivo giuridico che ci può permettere di metterla nell'ospedale. L'ospedale è l'ospedale territoriale. Se poi aggiungiamo che per la cassa marittima c'è la necessità di una quadratura di almeno 1700 metri quadrati, figuratevi, allora non è una stanza che in una locazione può trovare spazio. Nell'ospedale Maresca io ho disposto la locazione dello sportello antiviolenza, e il primo sportello contro la violenza di genere.